conferenza da stampa, sembra che è la prima volta, perlomeno durante il campionato. Stai prendendo dimestichezza con la fascia sinistra. Che ne pensi? È un ruolo che avevo già ricoperto in passato, quindi non è sicuramente una novità. Però ultimamente, gli ultimi anni, avevo giocato a destra, quindi ci voleva qualche partita per riprendere intanto la condizione, visto che ero stato fermo qualche settimana in più dei miei compagni, e poi per prendere dimestichezza con il lato sinistro. Nella ripresa hai avuto anche un'occasione di volare verso la porta avversaria. Cosa è successo lì in quella Era già successo che avevo rubato una palla per ripartire nel primo tempo, tanto che mi ero, diciamo, inciampato sul pallone, quindi cercavo di non inciampare di nuovo. E Marotta mi chiamava, ma non ero riuscito a vederlo, e quindi ho cercato di buttarmi la palla avanti per subire un fallo. E l'arbitro ha dato il cartellino giallo e prendiamo quello che viene. Hai una preferenza nel ruolo? Dicevi che a sinistra ti trovi comunque bene, ma giochi preferibilmente sulla fascia destra? Sicuramente, essendo destro di piede, mi viene più facile stoppare la palla col destro e giocarla col destro. Infatti spesso anche a sinistra uso più il destro che il sinistro, però io, quando il mister ha bisogno di un tappabuchi, diciamo, io sono disponibile, quindi in base a quello che deciderà lui io prenderò atto e metterò il massimo impegno possibile. Che sensazioni hai avuto da questa squadra, visto la prima volta che ti vediamo, questo ambiente, e poi da questo inizio di campionato anche rispetto agli avversari che avete affrontato? Beh, sicuramente è una società molto organizzata, ci fa stare bene durante tutta la settimana, quindi sono molto contento di essere qui. E gli avversari sappiamo che sarà un campionato difficile, quindi cerchiamo durante la settimana di prepararla al meglio e la domenica di entrare in campo pronti per affrontare chiunque ci venga contro. Ad un certo punto della gara avete un po' rallentato, sì. Pensavate di aver vinta? Diciamo che verso il 30° del primo tempo abbiamo rifiatato un po', ci siamo abbassati e abbiamo avuto anche qualche occasione di ripartenza, purtroppo andata male, quindi quando siamo riusciti a tenere la palla e stare alti abbiamo fatto un tipo di gioco, e poi quando non siamo più riusciti, abbiamo bisogno di respirare, siamo scesi un po' e loro ci hanno dato tanto campo, quindi poteva essere una tattica anche quella per attaccarli. L'ultima cosa, c'è questo scontro diretto adesso mercoledì, con che mentalità andrete alla Viglia? Sicuramente sappiamo che la Lupa Roma non è quello che ci si aspettava magari prima dell'inizio del campionato, ha i nostri stessi punti, quindi andremo là per fare una partita alla pari. Ora in questi giorni studieremo come attaccarli e come difenderci. Sicuramente non possiamo prendere sotto gamba, e comunque sia qualunque partita quest'anno sarà da prendere col massimo impegno. Grazie.